c'è davvero quindi un metro per giustificare quelle che sono poi le scelte pratiche dei politici nella vita di tutti i giorni, e questo metro è appunto la santità, ovvero la chiamata di ogni battezzato a rispondere nelle sue scelte concrete a quelli che sono i valori e i principi del Vangelo. E diamo subito, quindi abbiamo messo tanta penne sul fuoco, diamo subito inizio al dibattito con il pubblico. Si è già prenotato per un intervento il professore Franco Cimino, anche egli cattolico, impegnato nella politica, già consigliere comunale, che continua ancora oggi il suo impegno, grazie anche agli scritti e articoli che egli pubblica sul quotidiano della Calabria, i commenti e le riflessioni. Ricordo ancora, come già detto prima, che in fondo si può trovare il terzo quaderno del Comitato Scientifico Organizzatore di Studi e Ricerche a Fregentie, che raccoglie gli atti del convegno dell'anno scorso sul tema La Salus. Grazie, prego, professore. Io non so cosa dirò perché io sono sempre spinto da emozioni, quindi per il timore di dire male le cose che sento in maniera disordinata mi lascio prendere dalla foga e quindi la mia penna viaggia. Io non so cosa, quindi dopo 2 minuti mi interromperete, ma quello che mi è venuto sotto la spinta di emozione dico. Stare qui mi prende un certo magone, un nodo ti stringe la gola e non sai veramente se piangere e perché piangere. Piangere per la bellezza che incontri in quest'uomo straordinario, negli insegnamenti che continuamente ti offre, nella bellezza della tua età, del suo pensiero. Per la politica che egli dipinge con i colori dell'amore, o piangere perché questa politica non c'è, perché questi uomini della politica non li trovi. Allora, siccome sono un democristiano non soltanto incorreggibile, non soltanto impavido, ma forse follemente coerente con il suo essere democristiano, allora ti emoziona, ti viene da piangere perché in un momento immaginifico ti sembra di rivedere la democrazia cristiana, o ti viene da piangere per la rabbia che la democrazia cristiana non vi sia più. Uccisa non come sbrigativamente i cronisti che si sono voluti subito fare storici hanno voluto dire, dalla corruzione e dalle vicende giudiziarie, no, uccisa da se stessa, perché gli uomini ultimi a cui era stato affidato dagli uomini grandi, e qui mi permetto di guardare negli occhi una splendida signora e vedere lo sguardo di suo papà Ernesto Pucci, che non hanno capito che la democrazia cristiana non potesse essere e non fosse uno strumento per la gestione di un misero potere personale, ma quella grande forza che aveva costruito l'Italia, la democrazia e l'Europa. E quindi è stata uccisa dai suoi uomini che hanno smarrito il suo valore. Qual è il valore della democrazia cristiana? Ce lo ricorda Raffaele Gentile, quando ci dice che essa è uno strumento prezioso, proprio sembra di sentirlo, con cui mettere una parte in un oceano che comprenda e comprende tutte le parti, i mari, i fiumi che in esso si immettono. Questo oceano, ci dice Raffaele Gentile, è la politica, il mare infinito che ti fa navigare in ogni direzione, offrendo ai naviganti non soltanto porti sicuri, ma mille orizzonti,
e mille albe e mille tramonti e le mille notti che li preparano, perché preparano un giorno, che è il giorno in cui la politica fa, il giorno è il momento in cui la politica realizza, fa le cose. Albe, tramonti, notti sono gli ideali, ci dice Gentile, il fine dell'azione dell'uomo. E i giorni belli o brutti che possono essere nel loro variare sono lo spazio e il tempo in cui gli ideali prendono forma, si fanno governo. E governo cos'è nella politica? È lo spazio nel quale si coniugano risorse e bisogni, capacità individuali e bisogni di tutti. Il luogo nel quale si cercano le risorse, il governo è la ricerca delle risorse, non il taglio delle risorse, perché così è facile governare. Tagli, ammazzi, non guardi la gente. No, la politica è essenzialmente risorse, ricerca delle risorse, e le risorse vanno cercate laddove vi sono, laddove abbondano, laddove non laddove servono per comprare il pane per i propri figli. La politica è lo strumento, il governo che prepara le istituzioni più alte a compiere scelte in ragione dello sviluppo e del progresso, i quali significano che la ricchezza individuale non solo è possibile, e ce lo dice la dottrina della Chiesa, ce lo dice Gentile, ma è anche necessaria a realizzare lo spirito di libertà, strumento prezioso della democrazia. Ma la ricchezza di cui si parla in questa visione non è soltanto individuale, ma una parte della ricchezza collettiva che va redistribuita, questo ci insegnano i nostri padri, distribuita tra gli uomini, i quali tutti concorrono, anche senza produrre ricchezza materiale, alla costruzione della ricchezza di tutti. E proprio per questo la ricchezza di tutti è di tutti e serve a tutelare tutti, e serve a tutelare soprattutto il bene prezioso che è di tutti. La natura, le cose che ruotano intorno alla natura, la libertà, la dignità delle persone. Questo insieme di atti, ci dice Gentile, si chiamano politica. E gli orizzonti? Che cosa sono gli orizzonti di cui mi sono permesso di parlare prima? Gli orizzonti sono, lo dico ai giovani, qui questi bellissimi giovani che fanno tanto per la Chiesa e con la Chiesa fuori nella società. Gli orizzonti, amici giovani, sono l'utopia. Non esiste la politica senza utopia. La politica non è vero che sia l'arte del possibile. La politica è il contrario. La politica è la ricerca dell'impossibile, lo spazio attraverso il quale il sogno si getta dall'altra parte e diventa realtà, diventa progetto, diventa ansia del nuovo, diventa capacità di rinnovamento e di cambiare le cose. E allora l'utopia è l'essenza e l'anima della politica. E concludo dicendo rapidamente, e mi scuso se ho abusato, ma sto leggendo le cose che ho scritto, quindi potrei smettere qua, ma vorrei completare, così dico a me stesso che cosa ho scritto, perché a volte l'ansia ti porta a non sapere che fare. Allora l'utopia è l'essenza della politica e l'anima della politica. Non è l'isola che non c'è, ma la ragione giustificativa del sogno, ovvero anche, se mi consentono gli amici che sono qui presenti, lo dico ancora ai giovani, la legittimazione della follia, cari ragazzi. L'utopia giustifica la follia. Che cos'è in politica la follia? La capacità di non rassegnarsi, di non conformarsi, di non inseguire quelli che ti dicono che domani diventerai generale. Significa ribellarsi, significa non obbedire quando si tratta di perseguire soltanto un nostro interesse. Follia significa cercare cose nuove per quella profondità di rinnovamento dello spirito, della persona e delle cose, che è l'anticamera della rivoluzione, la rivoluzione, come diciamo ora, quella cristiana, Cesare Mulè. Come diceva Moro, la rivoluzione cristiana, quella vera, perché rinnova e trasforma l'uomo. Allora, se questo è vero, allora la politica, e concludo,
è anche l'energia che purifica il potere, lo libera dalla sua volgarità. Il potere senza politica è la cosa più brutta che vi sia, è uno strumento cinico, brutto, cattivo, perché è contro l'uomo e contro la vita e costruisce la morte. Il potere senza la politica è costruttore di miseria morale ed economica materiale, ma soprattutto è portatore della morte. E Gentile ci dice che la politica è scelta. Scelta significa economia. Gentile ci dice che la politica l'economia non deve essere servita al potere, ma deve essere guidata dalla politica. E l'economia guidata dalla politica mette al centro l'uomo, finalizza la sua azione al benessere e al miglioramento delle condizioni dell'uomo. E l'economia significa, affidata alla politica, significa la risorsa, lo strumento, lo sforzo attraverso il quale cerchi la bellezza, curi la bellezza della natura, la bellezza dell'ambiente in cui viviamo, cioè tutti quei doni che ci sono stati dati da Dio, e noi non soltanto ce li nascondiamo, ma li neghiamo, li affossiamo. Quindi l'economia affidata alla politica è cura dei doni di Dio. E allora, quindi concludo dicendo, perché l'ho fatta lunga, che Gentile ci insegna che il potere non è a servizio di se stessi. Ecco perché non soltanto ha servito la politica non servendosi del potere, ma si è allontanato dalla politica. Probabilmente, io non lo so perché in quel momento non me lo ricordo, non ero troppo piccolo, quando probabilmente ha capito che la politica cominciava anche da noi a Catanzaro a trasformarsi più in potere che non in coscienza delle persone, che non in anima, che non in azione dell'uomo per l'uomo. E però non ha lasciato la politica. Gentile oggi ci insegna, no? Come ha fatto per esempio una personalità che io desidero che sia celebrata, e poi che Osvaldo Cuzzo lo farà, naturalmente, l'avvocato Raiola di Tiriolo, e uomini come lui, e come anche Pucci, per esempio, visto che ne abbiamo parlato prima. La politica, per uno che la viva così, per una che la sente nell'animo, che la viva come passione, come costituzione del suo essere, non la si abbandona mai, la si fa in altre forme. E Gentile ci insegna che laddove c'è un uomo che ha bisogno, laddove c'è la possibilità di servire gli altri, lì c'è la politica. E Gentile ci insegna che fare politica non soltanto si può al di fuori dei partiti, altrimenti noi che abbiamo amato i partiti e il nostro partito, che non troviamo neppure nelle pieghe di questa politica brutta italiana, dovremmo tutti impazzire, e invece non impazziamo, perché Gentile ed altri come lui ci insegnano che lo spazio della politica è lì dove c'è l'uomo, dove si può servire l'uomo, dove si può aiutare a vivere, dove c'è una donna che soffre, dove c'è un bambino che non ha un futuro, dove c'è gente senza la casa, dove come oggi c'è gente che ha bisogno del pane. E quindi questo è l'insegnamento di Gentile: dove c'è il bisogno c'è la politica. E Gentile ci insegna, visto che noi siamo nella nostra casa, in presenza dei nostri maestri, del nostro vescovo, siamo nel nostro mondo che è anche produttore della cultura, che ci fa essere impegnati nel sociale, quindi la cultura nostra, che è la cultura cattolica. Gentile ci insegna oggi, insegna a noi cattolici, che non possiamo dismettere la politica, che compito, obbligo dei cattolici è fare politica. Come ha detto Don Cognetti, che non bisogna abbandonare il nostro rapporto con la storia, che il cattolico deve essere dentro la storia, sporcarsi le mani per cambiarne il corso a favore dell'uomo. Ecco, io credo che Gentile ci insegni tutto questo. E allora, se dico che stamattina il nodo del Golo si sta per trasformare in pianto, non dico una cosa di debolezza, ma un sentimento di forza.
Grazie al professore Cimino, ricco di pathos, di emozione, di entusiasmo, di amore per la politica, il suo intervento. D'altro canto, l'impegno nostro politico, appunto l'impegno dell'uomo nella storia, parte direttamente dalla nostra chiamata al mondo. Ricordate l'episodio di Caino e di Abele. Dio che chiede ad Abele: dov'è Caino? È la chiamata alla nostra responsabilità, alla responsabilità del nostro fratello. E da qui parte proprio l'impegno del cristiano, della